Dopo due guerre mondiali in meno di un secolo, molti politici europei tentarono di individuare i mezzi per evitare il ripetersi di tale catastrofe. L'idea avanzata da un alto funzionario francese Jean Monnet e ripresa dal ministro degli esteri francese Robert Schuman consisteva nel mettere in comune le industrie considerate i motori della macchina da guerra, carbone e acciaio. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Nel 1951, sei paesi, Francia, Germania, Belgio, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi, istituirono con la firma del Trattato di Parigi la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, amministrata dal primo organismo sovranazionale, l'Alta Autorità. I leader europei vollero andare avanti e il 25 marzo 1957 firmarono i Trattati di Roma che istituivano la CEE, la Comunità Economica Europea, e l'Euratom, la Comunità Europea dell'Energia Atomica. Nel 1968 il primo ministro del Lussemburgo, Pierre Werner, propose l'introduzione di una moneta unica. Il rapporto Werner del 1970 prefigurava la creazione di un'unione monetaria da attuare in 10 anni. Ma un anno più tardi gli Stati Uniti decisero di svalutare il dollaro. In seguito si scatenò una crisi petrolifera e il piano Werner fu abbandonato. Al suo posto, alcuni paesi europei vararono un meccanismo chiamato serpente monetario, che fissava dei limiti sia alle fluttuazioni dei cambi tra le monete europee partecipanti, sia alle loro oscillazioni rispetto al dollaro. Dalla sua istituzione nel 1972 al suo abbandono 7 anni dopo, il serpente monetario registrò una serie di adeguamenti dei cambi e un autentico turbinio di paesi che ne entravano, ne uscivano e poi aderivano nuovamente. Nel 1979 la spinta verso l'unione economica e monetaria trovò nuovo vigore con la creazione del sistema monetario europeo e dell'ECU, l'unità di conto europea. Ma l'ECU era solo una valuta virtuale, una semplice unità di calcolo. Nell'ambito del sistema monetario europeo, gli Stati membri avevano concordato una banda di oscillazione delle valute del 2,25% attorno alle parità centrali. Questo accordo costituì la base del meccanismo di cambio. Ma i governi dei paesi aderenti incontrarono numerose difficoltà nell'applicazione del meccanismo. Vi furono infatti 37 riallineamenti valutari tra il 1979 e il 1987. Nel 1986 gli Stati membri firmarono l'Atto Unico Europeo, che apportò i primi cambiamenti sostanziali al Trattato di Roma. Obiettivo dell'Atto Unico era la creazione di un vero mercato interno entro il 1993, basato sulla libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali, senza barriere di natura non tariffaria. Nel 1988 il presidente della Commissione europea, Jacques Delors, fu chiamato a dirigere un comitato di studi, le cui conclusioni avrebbero costituito le basi del Trattato di Maastricht. Il rapporto Delors proponeva di articolare la creazione dell'unione economica e monetaria in 3 fasi. La prima fase era incentrata sul rafforzamento della cooperazione tra le banche centrali e fu avviata il 1 luglio 1990 con la completa liberalizzazione dei movimenti di capitale nella Comunità Europea. Il Trattato sull'Unione Europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, tracciò il quadro generale e il percorso per la realizzazione e il funzionamento dell'Unione Economica e Monetaria. Il trattato stabiliva l'avvio della seconda fase nel 1994. Questa si incentrava sulla convergenza economica e sulle istituzioni e procedure necessarie alla sua realizzazione. Il trattato fissava i criteri di convergenza che gli Stati membri avrebbero dovuto soddisfare per adottare la moneta unica. Durante la seconda fase fu creato l'Istituto Monetario Europeo,
che cominciò a operare a Francoforte il 1 gennaio 1994. Lime svolse il lavoro preparatorio necessario affinché la BCE potesse assumere la responsabilità della politica monetaria. Nel maggio 1998 i capi di Stato, di Governo e i ministri economici e finanziari dell'Unione Europea si riunirono a Bruxelles per decidere quali paesi avessero raggiunto un sufficiente grado di convergenza e potessero partecipare all'Unione Monetaria. In questa occasione furono designati anche il primo presidente della BCE, Willem Duisenberg, e gli altri membri del primo comitato esecutivo. La BCE venne creata il 1 giugno 1998, sostituendo Lime e mantenendo la sua sede a Francoforte. La BCE, insieme a tutte le banche centrali degli Stati membri dell'Unione Europea, costituì il sistema europeo di banche centrali. Nella notte del 31 dicembre 1998 nacque l'euro e i tassi di conversione delle valute dei paesi partecipanti all'Unione Monetaria furono fissati in modo irrevocabile. La terza fase ebbe inizio il 1 gennaio 1999 con l'introduzione della moneta unica e il trasferimento delle competenze di politica monetaria dalle banche centrali nazionali al consiglio direttivo della BCE. Tre anni dopo, il 1 gennaio 2002, le nuove banconote e monete in euro entrarono in circolazione tra grandi festeggiamenti. Molti si affollarono agli sportelli automatici per essere tra i primi ad avere in tasca la nuova moneta. Per tre anni l'euro era stata la valuta ufficiale di banche, imprese e mercati finanziari. Da allora appartiene a ognuno di noi.